Vi dico i miei tre migliori attaccanti della Serie A appena finita, ma attenzione, nelle mie storie Insta ho messo il sondaggio per farvi scegliere il vostro personale MVP, quindi andate a votare. Partiamo con un'ovvietà: Immobile non possiamo assolutamente non metterlo. Per Ciro parlano i numeri. La gente continua a criticarlo, a sparlare, aggiungo io tra parentesi, ingiustamente, a minimizzare un rendimento che tutto è fuorché standard o normale. 32 gol in 40 partite e l'ennesima stagione da trascinatore è qualcosa di importante. Chi parla male di Ciro Immobile si dia al cricket, perché forse il calcio non lo conosce abbastanza. Rapporto partite giocate, gol fatti, migliore di tutta Italia, capocannoniere del nostro campionato, insomma, nulla da aggiungere. Poi voglio mettervi Abraham. Arrivato come un signor nessuno, io era dall'inizio della stagione che ribadivo che la Roma avesse preso un top player, l'ha dimostrato sul campo. Ho voluto premiare l'inglese perché ha inciso su più fronti ed è stato l'unico in Italia a riuscirci. In campionato con 17 gol, in conference con 9 reti, per un totale di 27 gol in 53 partite. E tra l'altro nel percorso in conference sono stati gol pesanti, ricorderete quello contro Leicester, ma che hanno comunque permesso, hanno dato una grande mano alla squadra di Mourinho per poi sollevare questo trofeo dopo tanti anni. E per concludere lui, ovviamente ormai tutti sapete della mia Dusan sessualità, parliamo di Vlahovic. Raga, non dimentichiamoci che questo fenomeno ha solo 22 anni. Margini di crescita folli. Dusan ha segnato 29 gol in 45 partite in una stagione dove a gennaio è stato trasferito. Pensate sia facile cambiare squadra, passare dalla Fiorentina ad un top club come la Juventus? Non lo è assolutamente. Per quanto mi riguarda, la stagione chiave per la sua crescita sarà la prossima, ma già quest'anno il serbo ha dimostrato di che pasta è fatto. Dunque abbiamo Immobile, Abraham, Vlahovic. Chi sceglierò come MVP, come il migliore di quest'anno? Venite a scoprirlo su Instagram.